la vede oggi? Bene, penso che prevarrà il senso di responsabilità. Io penso che non sia il momento di fare previsioni, penso che sia il momento della politica, come il Partito Democratico ha indicato da giorni, penso che sia il momento di fare il massimo sforzo per il Paese, di migliorare anche le cose che nelle settimane scorse o nei mesi scorsi non sono andate bene, come anche il Premier ha detto, non bisogna essere in Parlamento con l'arroganza di pensare che tutto quello che è stato fatto è stato giusto, e bisogna che chi ha senso di responsabilità nelle aule parlamentari lo faccia vedere oggi, perché al centro non c'è la carriera di qualcuno o il consenso di questo o di quel partito, c'è il futuro del nostro Paese. Sappiamo tutti, a partire da Conte, ma sicuramente lo sa il Partito Democratico, lo sa il Movimento 5 Stelle, lo sa l'EU, che non si governa con un voto in più. Questo è nella nostra consapevolezza, però altrettanto abbiamo la consapevolezza di fare il massimo sforzo perché al Paese vadano date delle risposte già nelle prossime ore. Come già sapete, già domani ci sono dei momenti di votazione importanti, quindi era importante ed è importante verificare in queste due giornate, ieri abbiamo fatto la Camera con dei numeri significativi e oggi al Senato, che questo governo ha determinati numeri, addirittura forse di maggioranza assoluta, vedremo cosa succede al Senato, ma che dopo serve la politica, il ragionamento politico, perché con un voto in più non è soltanto una questione tecnica di funzionamento delle commissioni, è una questione di dimensione politica, ovviamente con un voto in più soltanto non si può.